Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. Era cresciuto Pietro gradualmente da quel lago di Galilea, nel quale aveva detto a Gesù: «Allontanati da me perché sono un peccatore». Era cresciuto gradualmente nel tempo in cui ha accompagnato Gesù nella sua predicazione, guardando i prodigi che faceva, ascoltando il suo insegnamento. Aveva intuito quello che in questo brano del Vangelo di Matteo è riportato, cioè in un momento in cui si ritirano presso il Giordano, alla domanda «Chi sono io?» secondo la gente, poi secondo voi Pietro subito dirà: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». Una espressione inconcepibile per un galileo, un pescatore, ma soprattutto per uno ebreo. Perché? Perché dire a un uomo: «Tu sei il santo di Dio, tu sei il Messia», vuol dire riconoscere e vedere aspetti che non sono proprio visibili. Comunque, chi aveva la scienza e l'intelligenza al tempo di Gesù e conosceva anche la legge, le scritture e i profeti, questa franchezza non ce l'ha avuta. Questa intuizione della messianicità del figlio di Dio non l'ha avuta, tant'è che lo hanno ucciso. E Pietro, pure lui in qualche modo l'ha ucciso. Perché nell'unico momento più importante in cui quest'uomo era richiesto sulla sua conoscenza del figlio di Dio, invece di dire le parole che ha detto in questo brano qua, ha detto: «Io non lo conosco, non conosco quell'uomo». Ma tu capisci? Non lo giudichiamo, però entriamo in quel dramma, perché il dramma di Pietro, così eclatante, così terribile, così sconvolgente per la sua povera vita, è anche il dramma tuo. Perché pure tu professi la fede nel figlio di Dio, la professi a messa la domenica dicendo il credo e anche oggi, la professi nella preghiera, la professi in tante occasioni in cui senti la devozione crescere e alimentarsi dentro la tua vita. Però poi, proprio quando fai i conti con la vita, quando la vita ti mette con le spalle al muro, come quella donna, quell'altro che passava, hanno fatto con Pietro quella notte terribile della condanna di Gesù, anche tu dici: «Ma io come faccio? Non conosco quell'uomo, cioè non riesco a fidarmi di questa parola fino in fondo, non riesco a vivere di questa parola che pure ho detto di voler seguire e praticare tutte le volte che ho avuto la possibilità di farlo». È il suo dramma e il tuo dramma. Gesù scioglie il dramma di Pietro, Dio scioglie il dramma di Pietro quando nel momento della condanna di Gesù, all'inizio della preghiera del mattino, alla benedizione che comincia col canto del gallo, proprio al canto del gallo, Pietro si ricorda di quello che Gesù gli aveva detto. Dunque, che cosa fa Pietro? Fa un'esperienza di liberazione da un carcere. La liberazione da un carcere che la sua paura gli aveva costruito. Come te. Che soffri per i carceri che tu hai costruito, che vivi la tua vita dentro gabbie dorate che tu hai edificato e non sai mai chi riuscirà a tirarti fuori. Il terapeuta, per carità, lui magari ci riesce, oppure, non so, il padre spirituale, magari, se avessi la possibilità anche di chiedere quello che è buono, anziché... Dunque, una esperienza di liberazione che poi
Abbiamo ascoltato oggi negli Atti degli Apostoli. Gli Atti degli Apostoli appunto riportano anche in questo episodio in cui lui è veramente era stato messo in carcere e sperimenta la liberazione da parte di Dio. E noi ci abbiamo creduto così tanto a questa liberazione di Pietro. Abbiamo capito così bene che Dio veramente gli avrebbe dato in Cristo le chiavi del regno per aprire e per chiudere, per far entrare e per far uscire. Che liberandolo dal carcere anche noi abbiamo detto nel Salmo: benedetto il Signore che libera i suoi amici. Dunque la chiesa sulla quale fonda la fede di Pietro, quella pietra che diceva Gesù lì al Giordano, è questa, la consapevolezza di poter essere liberati da ogni pericolo e a nostra volta, proprio nella fede in Cristo, di liberare il mondo da ogni pericolo, da ogni gabbia, da ogni carcere che gli uomini si costruiscono improvvidamente e soffrono. E sapete, le carceri non sono fatte di sbarre di ferro, sono fatte di relazioni sbagliate, di matrimoni non costruiti sulla pietra angolare, di cose che noi abbiamo avviato senza rendercene conto e purtroppo ne paghiamo le spese e abbiamo sempre la sensazione che nessuno può aiutarci. Dunque, affidato a Pietro queste chiavi, alla Chiesa questa possibilità di liberare dal peso le nostre spalle e attraverso di noi le spalle del nostro prossimo. Questa è una vocazione per noi e noi oggi questo celebriamo in Pietro. E poi Paolo, intelligente, colto, parla il greco, conosce la scrittura, è un fariseo. Con una forza incredibile troverà il modo anche di opporsi molto duramente a Pietro. Noi ce li immaginiamo sempre che come due compagnucci, questi due se ne vanno qua e là parlando di Gesù, come noi ci immaginiamo l'evangelizzazione. In realtà questi sono entrati in conflitto profondo. E quando Paolo va finalmente a Gerusalemme a parlare con Pietro, Giacomo e Giovanni, dice: ritenuti le colonne, lo dice ironicamente, questi super apostoli, io gli ho detto a questi che io andrò dai gentili, perché questo ho capito della predicazione di Gesù, questo egli ha fatto con me, questo ho capito dalla Torah, questo ho capito dai profeti. Non è un momento molto difficile, passeranno solo 15 giorni più o meno insieme. Credo che li veda due o tre volte in tutto. E poi Paolo, con la sua intelligenza, auspica da Dio un dono per tutti i cristiani. Lo dice auspicando questo: possa Dio donarvi uno spirito di conoscenza, di penetrazione del mistero di Cristo, perché possiate conoscere l'altezza, la profondità, la larghezza, le dimensioni di questo mistero e vivere dentro questo mistero. Capisci allora? Una chiave per essere liberati e liberare, un'intelligenza per penetrare la volontà di Dio. Adesso, cristiano, davanti a questi apostoli e davanti a questa martiria così potente, così grande, vieni ancora a dire che è troppo difficile, che è troppo che non si capisce, troppo non so cosa. Paolo sarà stato pure dotto erudito, ma Pietro non era nessuno, era meno di te, era meno di te, un pescatore, non era un dottore della Sorbona. Eppure dentro queste coordinate e dentro le coordinate di tutti gli apostoli che si riconoscono in loro, coordinate direi molto paradossali, perché se andate a vedere quella schiera di gente erano proprio, c'era pure il traditore, figuriamoci. Dentro questa impossibilità della natura umana si ritraduce di nuovo la possibilità della natura divina e loro, nella loro debolezza, in cammino verso la santità e il martirio, hanno mostrato al mondo che l'incarnazione del Verbo può essere vissuta in tutte le condizioni di vita. Loro non erano uomini che guardavano all'ideale, loro si sono lasciati provocare e scandalizzare dal reale. Vi hanno sempre visto, vi hanno sempre scorto con grande devozione la presenza dello Spirito Santo. Questo, questa festa conceda anche a te. Salutato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso,
che hai affidato a Pietro il potere di legare e sciogliere e lo hai conservato nella successione apostolica fino al nostro Santo Padre Francesco, aiuta la Chiesa a sostenersi in questo momento, che non tema le difficoltà che si rivolgono contro di lei, che non abbia paura di diventare più povera, meno sostenuta dai poteri di questo mondo. Fa che possa incontrare di nuovo nella parola della testimonianza, del martirio, la grazia della fede autentica, quella che libera tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi che veneriamo la memoria di questi due apostoli e di tutti i santi, tante volte è mancato il coraggio di testimoniarti, di soffrire per la causa della fede, solo semplicemente di aiutare il nostro prossimo a rialzarsi. Usaci misericordia, soprattutto dandoci la possibilità di rimediare nelle occasioni che lo Spirito ci suggerirà. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, agli uomini che guardano con desiderio alla santità, tu apri i loro occhi e il loro cuore alla comprensione della Scrittura, all'adesione alla fede, che non pensino mai che la sequela di Cristo appartenga a un ideale e che non sia praticabile. Da loro l'occasione di sapersi liberi. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli, sempre li convochi davanti al tuo altare, perché possano ascoltare le tue parole e praticare le tue vie, confortati e sostenuti dal dono di grazia insuperabile che è il sacrificio del tuo figlio. Per questo sacrificio liberaci dalle tenebre dell'errore, guarisci i nostri cuori, i nostri pensieri, da ogni maleficio liberaci. Da ogni invidia, da ogni gelosia, purificaci, fa che possiamo camminare umilmente con il tuo Figlio in mezzo agli uomini. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, essendo giunto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, chiese ai suoi discepoli: «La gente chi dice che sia il figlio dell'uomo?» Risposero: «Alcuni Giovanni il Battista, altri Elia, altri Geremia o qualcuno dei profeti». Disse loro: «Voi chi dite che io sia?» Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente». E Gesù: «Beato te, Simone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli. E tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli». Parola del Signore. La narrazione che abbiamo ascoltato nella prima lettura dagli Atti degli Apostoli, quella che riguarda la liberazione di Pietro, ci mostra un itinerario graduale dall'incarcerazione al momento in cui è legato dentro la prigione, finalmente quando l'angelo del Signore lo desta e poi gradualmente trova tutte le porte aperte fino alla possibilità di uscire fuori insieme agli altri che erano con lui. Questa liberazione graduale di Pietro
sembra raccontare una liberazione interiore che questo apostolo ha vissuto da quando quel giorno sul lago della Galilea, di fronte alla pesca miracolosa, aveva detto a Gesù: "No, guarda, stai lontano, io sono un peccatore, non sono degno, non sono adatto a queste cose che tu stai facendo, non sono in grado." Chi era Gesù per Pietro in quel momento? Boh, un taumaturgo, un uomo che fa prodigi. Poteva aderire o non aderire. Lui scelse in quel momento di non voler aderire. È uno che come te avrebbe detto: "Ma signore, se io ti dico di sì, ma tu dove mi porti? Io non sono adatto, non ce la farei. Lasciami stare, allontanati da me, sono peccatore." Pensa un po' che preghiera al contrario, allontanati da me. Poi finalmente la sequela. Un tempo in cui Pietro gradualmente, ricordatelo questo avverbio, gradualmente, perché il demonio ne usa sempre un altro, e sempre ti dice subito la conversione, perché lo sa che subito non ce la fai. Gradualmente Pietro si incammina in questo itinerario che non durerà forse molto, non forse i 3 anni che tutti quanti noi pensiamo, forse un po' di meno. Vede delle cose, sente degli insegnamenti, non abituato con le orecchie dell'anima ad ascoltare cose così eccelse, lui che stava in Galilea, così lontano dalle cose di Gerusalemme, in mezzo quasi a una realtà pagana. Sente questo insegnamento e si lascia catturare, vede che l'autorevolezza di costui va oltre quella dei rabbini, quella dei sacerdoti, insomma, di tutta quella gente che aveva in mano le logiche della Torah. Poi finalmente, in qualche occasione, come questa, vicino al Giordano, Gesù dice agli apostoli: "Ma avete capito chi sono?" Che dice la gente? "Ma forse questo, forse quello." "Ma voi, a che punto state? Cosa avete compreso di me?" Sarebbe interessante che questa domanda la facessi anche a te. Chissà cosa diresti. Che Gesù è il tuo amore, che Gesù è grande, è l'amico tuo, non lo so che diresti. Però quando Gesù dice che bisogna andare a soffrire a Gerusalemme, Pietro e tu pure dici no. Sofferenza no. Noi vogliamo una fede che ci dà la pace, la gioia e i girotondi. Niente sofferenza, anzi quella levacela. E così dice Pietro dopo, prima alla domanda chi sono per voi, Pietro subito ha capito, ormai ha compreso, lo può dire, può osare, può dire: "Tu sei il Cristo, tu sei il Messia, il Santo di Dio." Wow! Davanti allo stupore di tutti, no? Che dicono: "Ma che sta dicendo Pietro? Ma sarà veramente così?" E Gesù, con autorevolezza, come l'abbiamo visto agire in tante occasioni: "Beato te, Pietro, perché non te l'ha detto né la tradizione che porti, neanche la tua intelligenza, che insomma è quella che fa il pescatore, ma è il Padre che ti ha suggerito questo." Allora io dico che su questa fede, sulla fede nella mia messianicità, io costruirò una chiesa. Una chiesa che si fiderà sempre dell'aiuto di Dio anche nei momenti drammatici e bui della storia. Ti darò le chiavi del regno dei cieli, quello che aprirai, quello che chiuderai. Chissà se Pietro si è ricordato quella notte, quando l'angelo l'ha liberato gradualmente dalla prigione, che con quelle chiavi, con le chiavi della fede e dell'affidamento a lui, Dio lo aveva pian piano portato fuori, strappato dalla condanna degli uomini. Chissà se ci credi tu, che tra poco dirai tutti gli articoli del credo, che Dio può portarti gradualmente dalla prigione che ti sei costruito con le tue poche convinzioni, con le tue moltissime paure, con le memorie delle tue sofferenze, quella prigione di pensieri negativi che non mettono mai, non guardano mai in alto verso il cielo. Chissà se ci credi tu che una operazione graduale Dio sta facendo nella tua vita e ti dà le chiavi nella Sacra Scrittura, nell'Eucaristia, nella preghiera, per entrare, per uscire, anzi, per essere libero. Se tu ne fossi convinto, se tu l'avessi sperimentato, sai cosa faresti? Con queste chiavi scioglieresti i legami iniqui della gente che sta fuori. Aiuteresti gli altri a liberarsi, invece li giudichi, mettendoli in prigione delle tue convinzioni o delle tue paure, chissà. Capisci qual è la rivoluzione che comincia
a bruciare nel cuore di Pietro, un cammino graduale che poi si arresta inevitabilmente, inesorabilmente, proprio nel momento, lo possiamo dire, che serviva di più, quella notte in cui stavano giudicando Gesù al Sinedrio e lui che l'aveva seguito di fronte a una sguattera, a uno che passava, ha detto: "No, no, io non lo conosco, non conosco quell'uomo", lo dice con rabbia per 3 volte. È come te, come me, che sta qua e ascolta, che capisce, comprende, poi esce fuori e dopo aver detto crede, non solo Dio e tutto il resto, fuori di qua, di fronte a poche cose, di fronte a una scelta, di fronte a una persona che incontri, già non credi più niente. Dici: "No, no, ma no, vabbè, mo in chiesa, nella vita è la vita". E così lo tradisce ancora. E Gesù ancora nella preghiera ti ricorda, quando si alza al mattino Pietro al canto del gallo, comincerebbe a dire: "Benedetto sei tu, Signore, Re del cielo, che hai dato al gallo il discernimento dalle tenebre e la luce al gallo, e a me no, e io non ti ho riconosciuto, io ti ho rinnegato". Nella preghiera lo prende, lo raccoglie e ancora una volta lo libera, ancora una volta lo libera. Capisci quanto è importante questo dono delle chiavi? Importantissimo. Affidato alla Chiesa, affidato a noi. Dunque lui, il liberatore, o meglio, colui che ha seguito il liberatore, che ha in mano il potere di fare ugualmente, forse anche più. E poi Paolo dall'altra parte, quello che ha detto: "Possa il Signore concedervi un dono di intelligenza e di conoscenza del mistero di Cristo, perché possiate penetrare questa sapienza e guardare qual è il mistero nascosto dai secoli eterni". Che grande mediazione che fa Paolo per la tua intelligenza, dicendo: lui che aveva rinunciato alle certezze della legge, alle certezze della Torah, che era andato da Pietro, pensa, a litigare con Pietro, per 15 giorni è rimasto presso di lui, l'ha visto 2 o 3 volte, gli ha detto: "Io predico ai non circoncisi, predico ai pagani, non mi interessa niente quello che pensi tu". Con tanta forza, con tanto coraggio, pensa un po', lui che i cristiani l'aveva perseguitato. Capisci che strana economia è questa? Capisci come si declina questa fede? Metti da parte tutti i santini, tutte le cose, le immaginette belle che portavi ed entra con coraggio in questa offerta che è liberante per te e liberante per gli altri, che restituisce anche a questi 2 uomini che proprio da queste parti hanno versato il loro sangue, almeno a Roma. Sicuramente Paolo qua sotto, a questi uomini restituisci la vera dignità, la vera identità che li ha connotati, quella che ha la capacità di restituire al mondo la speranza e di farlo vivere nella carità per sempre. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, hai permesso che la tua Chiesa si reggesse sulla fragile fede di Pietro e sulla grandezza della tua fedeltà. Dona al Papa e a tutti i presbiteri, a tutti i ministri, a tutti quelli che ti servono il coraggio di combattere contro le stoltezze di questo mondo, di sostenere con fedeltà e grazia la storia che tu dischiudi davanti ai nostri occhi. Facci vivere non da spettatori, ma da protagonisti di una multiforme salvezza che raggiunga il cuore di tutti gli uomini. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per questa diocesi. Tu l'hai imporporata del sangue dei tuoi apostoli. Sempre l'hai guidata in mezzo alle alterne vicende della storia e anche attraverso la debolezza degli uomini che tu hai chiamato a dirigerla, sempre sei stato fedele. In questo momento sostienila, mettila al riparo da ogni pericolo, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, pur celebrando il coraggio di questi tuoi figli, noi non abbiamo testimoniato né con la speranza né con la fede, men che meno con la carità. Ma tu che sei misericordioso,
come gradualmente suggeristi a Pietro, l'adesione totale alla tua volontà accompagna anche noi. Educaci, dacci la possibilità di rimediare ai peccati commessi. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini di questa generazione che sono schiacciati dalla divisione che portano dentro, dai giudizi, dalle difficoltà di questo tempo. Ricorda loro che nel battesimo gli hai donato il tuo spirito e non si perdano mai d'animo. Per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu sai cosa portano nel cuore, conosci i loro pensieri. Mettili a riparo dal maligno, comunque si presenti alla loro vita, dalle stolte razionalizzazioni, dalle paure, da ogni maleficio liberali. Accompagnali sempre in ogni circostanza, più o meno favorevole, perché possano confessare il tuo nome in mezzo alle genti. Te lo chiedo per Cristo nostro Signore. Sotto un presidium confugimus, Sancta Dei Genitris, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus. Sed a periculis cuntis, libera nos semper.